Impaginare giornali per cambiare il mondo è il titolo della mostra sulla stampa clandestina, visibile fino al 15 dicembre alla Casa della Resistenza di Fondotoce nel VCO per celebrare il 70° anniversario della Resistenza e il centenario della nascita di Albe Steiner. La mostra propone una selezione delle testate uscite tra il 1943 e il 1945 nel Novarese, in Valsesia, nel Vercellese, nel Biellese e nel Verbano Cusi-Ossola, accompagnate da riflessioni sulla comunicazione di Steiner, grafico di fama internazionale che ha dato con la moglie Lika un importantissimo contributo alla Resistenza. Un'esperienza straordinaria che sono stati i giornali clandestini, la stampa clandestina. Noi dobbiamo pensare, mi rivolgo specialmente ai giovani, che non c'era internet, non c'era il telefonino, non c'era praticamente la televisione. Furono sforzi straordinari per portare l'informazione che è alla base di una democrazia. Vedere questi fogli di carta ingiallita, di formato anche ridotto perché mancava la carta, le dimensioni erano importanti, fa una tenerezza, un senso proprio romantico, sentimentale, ma questa è la base della stampa libera e democratica che è alla base della nostra democrazia.